Andare? Infatti, no, perché è prestissimo. Possiamo andare? Signore e signori, benvenuti al Pala Fornai di Mezzocrona per la quarta giornata di andata della Serie A femminile 2022-2023. Si affrontano oggi la Pallamano Mezzocrona e la Cassa Rurale Pontinia. Per le ospiti scendono in campo con il numero 84 il capitano Suleiki Gomez, con il numero 1 Romina Ramazzotti, con il numero 4 Luisella Podda, con il numero 5 Anna Giulia Francesconi, con il numero 7 Nerea Costanzo, con il numero 10 Giulia Conte, con il numero 11 Eleonora Coloredo, con il numero 12 Martina Sizia, con il numero 16 Giorgia Cialei, con il numero 20 Michela Notarianni, con il numero 31 Anna Saranovic, con il numero 32 Alessandra Bassanese, con il numero 44 Marinella Panayotova, con il numero 93 Martina Crosta, allena Giovanni Nasta. Si infiamma il Pala Fornai per la Pallamano Mezzocrona. Scendono in campo con il numero 33 il capitano Eleonora Italiano, con il numero 3 Enrica Terrana, con il numero 4 Aurora Cristiberti, con il numero 5 Giorgia Cusina, con il numero 8 Giuliana Fai, con il numero 12 Elena Pedron, con il numero 15 Magdalena Blattner, con il numero 16 Nini Razzica, con il numero 22 Luisa Natavale, con il numero 23 Arianna Mazzucchi, con il numero 27 Giada Veronese, con il numero 42 Giulia Pidenhofer, con il numero 46 Marica Filati, con il numero 47 Noemi Coti, con il numero 64 Natalie Falser, con il numero 82 Anna Chiara Campestini, allena Sonia Giovannini. Vi ricordo gli scontri, signori, di domenico in quarta serie. Vi auguriamo una buona partita. Amiche e amici di Leme Sports, bentornati in Trentino, benvenuti al Pala Fornai di Mezzocrona, dove si affrontano proprio la Pallamano Mezzocrona e la Cassa Rurale Pontinia per quella che è la quarta giornata della Serie A1 femminile 2022-2023. Si affrontano due squadre che sono in formissima,
Il mezzo corona infatti vuol continuare a vincere e volare. Il Pontinia non vuole perdere il treno delle prime, obiettivo minimo i playoff per la squadra allenata da Giovanni Nasta. Una tranquilla salvezza e poi quel che viene è tutto buono per quanto riguarda il team allenato invece da Sonia Giovannini, che scenderà oggi in campo con il consueto Total Blu, invece giallo-blu le ospiti che adesso si uniscono nel motto prepartita. Esulta anche il mezzocorona in un palafornai che si sta riempendo, inconsueto 18, sono 22 i gradi all'esterno dell'impianto rotaliano, mentre i signori Di Domenico e Fornasier, che dirigono l'incontro quest'oggi, chiamano a raccolta le due squadre. È tutto pronto per cominciare, un ultimo controllo sulla regolarità delle reti delle porte e poi il Pontinia avrà il primo possesso. Vediamo Anna Giulia Francesconi che stringe il pallone tra le mani, poi lo passa a quella che è la grande ex dell'incontro, Ana Saranovic. 155 reti in 20 presenze l'anno scorso con la maglia della Pallamano mezzo corona, e che torna praticamente a casa in un palafornai che, ripetiamo, si sta infiammando. Partite adesso, come dicevamo, sono le avversarie alla quarta apparizione nella massima serie, la prima datata 2006-2007. L'anno scorso invece il Pontinia si è classificato quarto, è arrivato alle semifinali di Coppa Italia e praticamente ha conquistato il terzo posto nella Final 8 di Coppa Italia. Mentre Anna Saranovic tenta proprio lei il primo tiro dell'incontro, poi rimane a terra, evidentemente ha accusato una botta alla caviglia nell'atterrare, assistita dall'ex compagna di Caterana. Qui Aurora Gislimberti, top scorer della Serie A1 femminile con 37 reti, fallisce la prima conclusione rotaliana. Si riparte allora dal Pontinia che gira palla, sempre Crosta a ricoprire il ruolo di centrale, quindi il playmaker della squadra giallo-blu. Zuleki Gomez, arrivata quest'estate dopo un anno sabbatico, aveva annunciato il ritiro. Le è stata subito affidata la fascia di capitano, quella che aveva anche nella nazionale cubana, ed è proprio di Zuleki Gomez la prima rete dell'incontro. 1-0 per il Pontinia. Attenzione qui però Luisa Dallavalle va a siglare subito il pareggio, il vice capitano della Pallamano mezzo corona. Poi cerca l'attacco Giulia Conte, Crosta si affida a Francesconi, Francesconi ripiega all'indietro proprio per Martina Crosta, qui smanaccia la difesa bianco-blu e ancora l'altro pallone di Luisa Dallavalle, tutta sola davanti a Ramazzotti, non sbaglia, la piazza sotto il 7, risponde con un parziale di 2-0, un break con quel mezzo corona, si riporta avanti. Nel frattempo avvistato sulle tribune anche Nicoloizzo, portiere della Pallamano Bressano, una saracinesca, mentre a chiamare lo schema adesso c'è Giulia Conte, che poi scambia di posizione con la Coloredo, che ritorna tra Feig e Campestrini. Zuleki Gomez a cercare il pivot, poi il scarico su Giulia Conte, atleta originaria di Fondi, alla sua seconda stagione con la maglia del Pontinia. Poi proprio Conte fermata da Eleonora Italiano, che viene ritarguita dal direttore di gara. Ancora Conte, duello con Italiano. Poi prova a insinuarsi Martina Crosta, colpisce il palo. 2 minuti di sospensione per Enrica Terrana per la spinta ai danni proprio di Martina Crosta. E dai 7 metri ancora una volta è Gomez che, nel caso in cui dovesse segnare, realizzerebbe la seconda rete. Le altre due reti realizzate dal mezz'ora sono state realizzate dopo una doppietta di Luisa Dallavalle. Dovrebbe appareggiare i conti con l'ala sinistra, lo fa, trafigge Nichi Razzica e sigla al terzo giro di lancette il pareggio
2-2 tra Mezzocorona e Pontinia. Adesso Faig orchestra la manovra della Mezzocorona, difende alta Giulia Conte, una 5-1 per il Pontinia. Si muove il Mezzocorona, Campestrini cerca lo scarico per Italiano che poi serve Faig. Faig si insinua, passa a Della Valle, commette però fallo in attacco il Mezzocorona. Infrazione, riparte la Pontinia, ma c'è uno sfondo proprio di Giulia Conte. Allora si ribalta ancora una volta la situazione. Tigna che adesso è costretto a difendersi dalle insidie del mezzo. Italiano per Faig, placcata da Crosta, poi Crosta intercetta il pallone, qui Conte smanaccia, la palla rimane nelle mani di Campestrini, si gira Gislimberti che viene atterrata a tiro dai 7 metri. Si ferma il gioco. Sarà proprio Gislimberti a tirare dai 7 metri, a sfidare la Ramazzotti. Ed è rete, 3-2, Mezzocorona torna in vantaggio. Prima rete per Aurora Gislimberti. Rullo di tamburi e poi fallisce la conclusione da Francesconi. La palla termina in rimessa laterale, la palla è nelle mani di Conte adesso. Girano la sfera le ospiti e devono rimediare al gol di svantaggio. Crossa Gomez, scala per Luisella, podda, però salta col piede sulla linea e quindi nulla di fatto. Pallone, possesso che torna al Mezzocorona, che adesso può addirittura allungare e cercare la doppia rete di vantaggio. Mezzocorona galvanizzato dal successo infrasettimanale al Palalissaro, ha superato il Messino 26-24 in quella che è stata una sfida incandescente, col Mezzocorona che ha raggiunto anche le 7 reti di vantaggio. E poi nel finale è successo un po' di tutto, il Messino ha provato a pareggiare i conti ma non ci è riuscito. Anachera Campestrini ha siglato proprio negli ultimi secondi di gioco la rete del più 2. Popola Campestrini, si affida a Dalla Valle che torna da Faig, il pallone è troppo lungo e sfila nella rimessa laterale, è subito prontissima la Francesconi per Crosta. Crosta va da Gomez, Gomez finta il passaggio per la Coloredo, poi ancora Giulia Conte, si va sul sicuro da Gomez, poi Podda che questa volta salta regolarmente e con un pallonetto delizioso supera Niki Razzica per il 3 pari. Gislimberti in fuga ha provato a superare la difesa, ma la Crossa proprio in extremis è riuscita a deviare il pallone. Possesso che rimane proprio nelle mani della Mezzocorona. Qui si alza la Francesconi su Gislimberti. Coloredo prova ad arginare Terrana che poi si va a piazzare tra Conte e Crossa. Dalla Valle, Faig, Terrana la chiama, Gislimberti è libero, Italiano che va al tiro, parata di Ramazzotti, allora Conte, serve Francesconi, anticipata da Gislimberti. Gislimberti prova a superare tutte, però la conclusione dei 9 metri non va, Ramazzotti non riesce a trattenere il pallone, Dalla Valle il tiro e poi Ramazzotti cerca di far quel che può, aveva smanacciato la palla che le è sfuggita e poi addirittura l'ha superata, ha cercato un tentativo dopo all'ultimo, la palla ormai aveva varcato la linea di porta, mentre si alza Anna Salanovic che sembra aver recuperato dal problema alla caviglia, ricordiamo in occasione proprio del primo tiro del match. Pontinia che invece nella scorsa giornata ha superato Prato agevolmente al Palabianchi per 33-18. Occhio perché si gira la Coloredo, era passata praticamente all'interno dell'area dei 6 metri e quindi giusto il cambio possesso con la Mezzocorona che è in vantaggio per 4-3. Occhio a Gislimberti, una
conclusione che va a rovinare quanto di bello fatto praticamente. Poi Frossa che scambia qualche chiacchiera con Gomez sullo schema da adottare. Pugno 2. Nel frattempo giro palla per il Pontinia. È entrata in campo anche Michela Notarianni col numero 23 sulle spalle. Occhio qui alla conclusione di Gomez che colpisce la traversa, poi Gislimberti, serve la Faeg tutta sola contro la Ramazzotti, prova a beffarla con un pallonetto, da lì sicuramente ci voleva più decisione. Gomez supera tutti, non Ricky Razzica. Poi occhio alla garra di Anna Giulia Francesconi che recupera sul tapin, poi va a conquistarsi questo tiro dai 7 metri. Ancora Gomez dai 7 metri, qui rete, la terza per Suleiki Gomez, che ha conquistato 4 scudetti e 2 Coppe Italia, oltre a 4 Supercoppe italiane con la maglia della Yomi Salerno. Ha militato anche nel Nuoro. Adesso italiano. Campestrini, doppio pivot per il mezzo corona. Adesso è Campestrini a occupare la posizione centrale. Gislimberti si affida proprio al numero 82 bianco-blu. Fermata in maniera irregolare Enrica Terrana da Martina Grossa. Occhio a Campestrini che si alza a rete. Una chiara Campestrini in mezzo corona, rimette la testa avanti. Notarianni va a sfidare la difesa, poi si affida a Gomez. Gomez scarica proprio su Notarianni. Si alza dalla valle su Podda, quindi Gomez deve ritornare verso il centro. Palla per Martina Grossa che con un sottomano supera Razzica e 5 pari qui al Palafornai. Sono trascorsi 10 minuti e mezzo dall'inizio del match. Partita tutto sommato equilibrata. Faig. Campestrini, la Faig per Gislimberti. Gislimberti va contro Gomez, fermata proprio dalla cubana. In questo momento in campo ci sono ben 2, 3, 4 e 5 protagoniste del successo europei Under 19 femminile nel luglio del 2021. L'Italia sul podio, sul gradino più alto. C'erano Campestrini, c'erano Gislimberti e c'erano anche Podda Notarianni. E poi Emma Girlanda che è infortunata, si è infortunata nel corso del match contro il Mestrino a inizio secondo tempo, una frattura del polso che la terrà almeno un mese lontana dal campo di gioco. Sale italiano che scambia con Faig, poi va da Gislimberti che vede Campestrini con un no look per Dalla Valle. 6-6. Nazzica con la piede, poi recupera Campestrini, viene servita ancora Dalla Valle. Dalla Valle perde il pallone, poi Notarianni la insegue e la praticamente margina al lato, andando ad annullare il pericolo. È proprio Notarianni che adesso scambia con Francesconi, poi invertono la posizione Gomez e Crosta con il numero 93 che ritorna nella sua posizione. Faig, poi Notarianni a sfidare proprio il centrale rumeno. Approdato quest'estate
al mezzo corona dalla retusa Gomez, e poi qui fantastica Terrana che va a murare il terzino cubano. Occhio a Campestini, vede proprio Terrana, anzi Terrana praticamente va ad opporsi, viene fermata però in maniera irregolare da Podda. Chiede qualcosa di più il mezzo corona, infatti arrivano adesso i 2 minuti di sospensione per Luisella Podda. Entra ancora una volta Gislimberti ad affrontare Romina Ramazzotti. Rete 7-6. Match punto a punto. Si organizza il Pontina e deve recuperare uno svantaggio minimo, ma nel frattempo il mezzo corona si è riportato avanti. Ancora Notarianni per Gomez, poi occhio a Crossack per Colloredo che colpisce un'altra traversa dopo quella lambita qualche minuto fa da Sulechi Gomez, poi Campesini dalla Valle. Questa volta però Ramazzotti neutralizza il pericolo. E allora Pontina che può ripartire, mentre va a interferire Enrica Terrana che favorisce però il rientro in difesa delle compagne di squadra. Si congratula con lei proprio Juliana Feig, ha consentito alle compagne anche di respirare un po'. Nel frattempo Colloredo riceve il pallone e mette fuori una delle bacchette dei tanti tamburi che stanno animando il tifo rotaliano quest'oggi al Palafornai. E qui Notarianni scaglia un pallone velenoso su fondo, però Feig per Campestrini, ancora Gislimberti, Feig, parte Campestrini, rete 8-6. Esulta il Palafornai, 8-6 adesso il punteggio, 2 le reti da colmare invece per il Pontinia quando siamo arrivati al giro di boa del primo tempo. E ovviamente Nassa vuol parlarci su, non gli va bene questo svantaggio, non gli va bene forse l'atteggiamento delle sue ragazze. Ora si ferma il gioco per 60 secondi, rifiata anche il mezzo corona a colloquio con Sonia Giovannini. Mezzo corona che cerca il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio all'ultimo respiro conseguito col Padova e la vittoria di Mestrino. Vuol cercare anche il colpaccio interno davanti agli occhi dei propri tifosi con un Pontinia che abbiamo detto già in precedenza quest'anno ambisce a qualcosa di più delle semplici Final Four. Ha allestito una squadra e l'ingaggio di Sulechi Gomez ne è certamente la garanzia, che punta chiaramente allo scudetto. Sono tanti volti, vediamo anche quello noto di Anna Saranovic qui al Palafornai. Poi la Podda, la Bassanese. Nel frattempo ritornano in campo le due squadre. Ed entra in campo anche una delle protagoniste assolute della scorsa stagione della Cassa Rurale Pontinia, ossia Marinela Panayotova. Terzino destro, bulgaro, classe 2001. E ha già vestito in Italia le maglie di Oderzo e Ferrara. Marinela Panayotova va a impeciarsi le mani toccando i primi palloni di questa gara, poi scambia con Colloredo, ritorna alla posizione di terzino destro, crosta da Gomez, ancora Panayotova che si alza cercando Podda, ci
mette la mano però Luisa Dalla Valle, quindi corner. Gomez cerca Crossa che va da Francesconi, Francesconi da lì però trova le mani di Grazica e non la rete. Adesso penso che la deve approfittare per allungare su più tre Campestrini per Faig, c'è italiano libera, la vede Faig, poi a chiudere la Francesconi da Campestrini a Faig, a Gislimberti. Si scambiano il pallone i terzini della mezzona, poi Campestrini si affida Dalla Valle che taglia centrale in posizione di doppio pivot. Qui Terrana su di lei, commesso fallo in tandem da Podda e Panayotova. Si scusa proprio la Podda. Qui poi ritorna il pallone a Campestrini che era girata, non si accorge della sfera che praticamente le sfila a fianco e finisce in rimessa laterale. Ringrazia il Pontinia che adesso può attaccare per il meno uno. Francesconi, Crosta, Gomez, la chiama Colloredo, Colloredo poi era libera però riesce in qualche modo ad afferrare il pallone della Crosta che poi trova sul suo cammino ancora una volta una straordinaria Niki Razzica e mezzo corona che conserva il più due, attacca con Faig, fermata da Gomez. Faig va ancora da Terrana, poi Campestrini. Si muove il mezzo corona, Campestrini, Gislimberti. Gislimberti poi cincisca col pallone, ancora italiano. Si alza il braccio del passivo, deve andare al tiro in mezzo corona, italiano. E poi qui combina un mezzo pastrocchio Campestrini. E ancora una volta ringrazia il Pontinia, Panayotova per Colloredo, splendido l'assist, splendida anche la conclusione di Eleonora Colloredo. La friulana si gira e supera con un pallonetto morbidissimo, qui risponde e si fa perdonare dei due errori precedenti a Nagara Campestrini. 9-7, due reti nel giro di 12 secondi e il parziale va sul 9-7, invariato il gap di due reti. Qui Colloredo aveva cercato spazio tra le maglie di Faig e Campestrini, viene fermata però dalle due rodaliane. Chiama lo schema Gomez che nel frattempo si sposta sul versante sinistro, esce Colloredo che passa la palla a Panayotova, ancora Gomez, Panayotova non afferra bene, poi si affida a Crozza, si alza il braccio del passivo, secondo passaggio adesso, Gomez va al tiro, rete su Leki Gomez, 9-8, rosicchia qualcosa il Pontinia, Campestrini il tiro, Ramazzotti facile, preda delle sue mani la sfera che poi finisce in quelle di Francesconi che realizza il 9 pari e subito pareggio per il Pontinia, 9-9. Pontinia che è tornato in campo abbastanza rinvigorito dal timeout chiamato in precedenza praticamente 3 minuti fa da Giovanni Nasta. Tutto da rifare, 9 pari. Attacca mezzo corona Campestrini. Si alza Panayotova, c'è lo spazio per Dalla Valle che sul primo palo riesce a beffare la Ramazzotti, 19. Subito rimessa veloce per il Pontinia, Gomez, Gomez ha cercato Colloredo, però ha commesso sfondamento, non è d'accordo la cubana. E poi qui Gislimberti chiama la palla a Terrana, Terrana però preferisce la calma alla fretta, si riscalda già da Verones, probabilmente prenderà il posto del capitano Eleonora Italiano. Qui Faig chiama in causa Dalla Valle, poi ancora Faig da Gislimberti, italiano, c'è il pallone nel mezzo corona, finta di Gislimberti. Occhio a Faig, Faig per Terrana, invece no! La Sky in porta, colpisce il palo e il pallone poi supera Ramazzotti, finisce in rete, 11-9. Ancora doppio vantaggio, subito break 2-0. Colloredo con il piedone, Niki Razzica, occhio a Gislimberti che recupera la palla, poi accusa una storta e si ferma. Gioco che continua, storta, no, forse al ginocchio addirittura, l'accompagna italiano.
con calma il mezzo corona, entra Veronès in posizione di terzino destro, poi Boev, assistente di Sonia Giovanni, che va a sincerarsi delle condizioni del terzino rotaliano. Occhio a Terrana che nel frattempo si sposta, si va a piazzare tra Kroos e Panayotova. Italiano, questo pallone di Feig era un po' troppo chiuso, non riesce ad arrivarci il capitano del mezzocorona, mentre Crosta non si fa problemi a superare la difesa del mezzocorona, a piazzare la palla alle spalle di Nigrazica. 11-10, entra in campo adesso col numero 64 Natalie Falzer, va a piazzare la posizione di ala sinistra, un adattamento tattico con Dalla Valle che ricopre il ruolo di centrale, mentre Veronès si piazza proprio al posto di Leonardo Italiano all'ala, e qui Feig che commette nel frattempo sfondamento, scala a terzino destro. Vedremo come Mezzona riuscirà a ottemperare all'infortunio di Aurora Gislinberti. Nel frattempo Colloredo non si fa problemi a siglare la rete del pareggio, 11-11, un pallone delizioso quello per Eleonora Colloredo, che era libera davanti all'estremo difensore ellenico. Qui Feig finta il tiro come per andare a intimorire la Colloredo, poi Dalla Valle per Terrana, Terrana che poi prova da sola, Feig si insinua, riesce a ottenere il tiro dai 7 metri e anche la sospensione dei danni di Suleiki Gomez. È Anna Chiara Campestrini che si incarica della battuta del tiro dai 7 metri, Pontigna che adesso dovrà giocare per 120 secondi con una donna in meno. Tre Campestrini, supera Ramazzotti e riporta in vantaggio le sue compagne, 12-11. Boe va a colloquio con Giada Veronès per correggere la posizione in difesa. Crosta Panayotova, Podda, gira palla il Pontigno con Bassanese che è subentrata, Bassanese a dirigere la manovra del Pontigna che cerca il pareggio anche con una donna in meno. Ramazzotti rimane tra i pali, non cerca la soluzione dell'extra player, poi Colloredo dalla sinistra questa volta non è efficace come dalla linea dei 6 metri in posizione da pivot. Razzica riesce a neutralizzare il pericolo mentre il mezzocorona ne può approfittare con Campestrini, questa volta però il pallone finisce al lato. Rosta Bassanese esce, mentre al suo posto ne era Costanzo Serratto. Panayotova, Costanzo per Crosta, si muove il Pontigna, Panayotova poi si alza e da lì su due piedi piazza il 12-12. Gol del pari per il Pontigna che nonostante un elemento in meno riesce a fare il parziale di 1-0, un break che potrebbe comunque essere decisivo a fine del risultato in un match equilibratissimo. Ottima la prestazione della mezzona che non si è fatta intimorire dal valore del roster avversario. Qui Gislinberti ritorna in campo e questa è una splendida notizia perché vuol dire che l'infortunio era di lieve entità. Proprio Gislinberti che si occuperà di questa conclusione dai 7 metri e non riesce, cioè lei va a neutralizzare il pericolo, quindi risultato che permane sulla parità con Pontigna che ha l'occasione di riportarsi in vantaggio, vantaggio che manca praticamente da quando il tabellone luminoso indicava il 5-6 proprio a favore delle ragazze della provincia di Latina. Panayotova per Crosta,
Rossa serve Costanzo, Costanzo arginata da Campestini, e poi qua parte praticamente una lotta greco-romana. Si rialzano le due. Panayotova, ancora Costanzo, Costanzo che scala da crosta, sempre per la Bulgara che con un sottomano realizza il gol del vantaggio, 13-12 adesso, ma per il Pontinia che mette la testa avanti. Rientra Faig, Gislimberti, pallone al lato, adesso sciupa il mezzo corona. Gislimberti, per farsi perdonare, va praticamente a placcare la Gomez, poi il direttore di gara ritardisce la cubana che è ripartita prima del fischio del direttore di gara. Voeva va a tranquillizzare le sue ragazze, molto attivi gli assistenti di entrambi gli allenatori, Boev e Laera. Laera che tra l'altro è ritornato anche lui come la Saranovic a casa, perché è stato allenatore della squadra maschile del mezzo corona qualche stagione fa. Nella prepartita ha riabbracciato tanti vecchi volti amici. Qui poi tiro dai 7 metri per il Pontinia. Gara equilibrata come quella praticamente del girone di andata della scorsa stagione, dove al Palabianchi le Pontine si sono imposte per 31-29. Adesso Gomez contro Pedron. Pedron non riesce a far nulla sulla conclusione della cubana. 12-14, timeout chiamato da Sonia Giovannini, che vede praticamente non solo dilapidarsi il vantaggio accumulato, ma anche andare sotto. Un break fondamentale quello del Pontinia, che praticamente ha siglato un 3-0, con cui ha preso in mano le redini di questo match. Nel frattempo si è riempito il palafornaio. Oltre all'Oizos ci sono tanti atleti della pallamano Pressano. Mezzo corona e la vista d'altronde distano solamente qualche manciata di chilometri. Dialogano entrambi gli allenatori con le proprie atlete. Nel frattempo la quarta giornata vede in programma anche Erice Ferrara, Teramo Salerno, Cassano Casalgrande, e poi il 29 ottobre si disputerà Brixen Padova, mentre Prato e Mestrino si affronteranno in un lontano 9 novembre. Posticipi dettati in base agli impegni delle coppe europee, coppe europee che vedranno protagoniste anche le ragazze del Pontinia, che affronteranno praticamente le elvetiche dello Zug, seconda squadra della provincia di Latina ad affrontare le coppe europee dopo lo Sporting Club Gaeta. Gislimberti dalla valle, Campestrini, qui pallone deviato, Verones si incarica della battuta mentre Campestrini arriva come un treno, vede dalla valle che si gira in rete di Luisa dalla valle. Luli protagonista anche a Mestrino, giovanissima, classe 2001, e già vice capitano della squadra cara al presidente Mario Pazzanella. Tanta esperienza per Luisa dalla valle, pilastro di questa formazione. Costanzo per Panayotova, Panayotova che poi va ancora da Costanzo, crosta Francesconi, crosta Costanzo, in qualche modo riesce ad assistere Eleonora Coloredo, che è brava a muoversi nello spazio strettissimo, ma soprattutto a guadagnarsi un tiro dei 7 metri, di cui si incarica ancora una volta su Leiki Gomez, questa volta però a cercare di sbarrare la strada c'è Niki Razzica, che lo fa, esulta il palafornai.
parte un rullo di tamburi che sembra quasi la tamburrata nera. Faig per Campestrini, ancora Faig, Gislimberti, attacco importante per il mezzo corona che potrebbe raggiungere il pareggio. Veronese, ancora Gislimberti da Campestrini, dalla valle Campestrini, si ritorna da lei, la chiama Veronese, c'è lo spazio però preferisce affidarsi a Faig. Qui finta di Gislimberti e pallone che praticamente colpisce la parte bassa della traversa, non c'è tempo per respirare perché Francesconi praticamente se ne va dall'altra parte del campo e realizza il 15-13 con quel Pontini allunga. Dal possibile pareggio almeno due e mezzo corona che però non deve perdere le speranze, mancano praticamente 50 secondi alla fine del primo tempo. Faig, qui ancora Gislimberti, finta il tiro, poi va da Veronese, Veronese si affida a Faig che vede Campesini, c'è lo spazio, si insinua però sfondamento di Anna Chiara Campestrini che va a sbattere su Panayotova anche perché Bodda era in movimento. Poi Costanzo, si alternano attacco difesa le due e Pontinia che ha 10 secondi per cercare la rete del più 3. Pontinia che avrà anche l'ultimo pallone disponibile, attenzione a Crossa, palla che viene sforzata, poi termina il tempo disponibile, si va sull'intervallo con le ospiti del Pontinia a vantaggio per 15-13 sulla pallamano mezzo corona. Il tempo di una birra, di uno spritz, di una tiella d'opurpa e ci rivediamo qui al Palafornai per il secondo tempo di mezzo corona Pontinia.
ultima manciata di secondi, poi è tutto pronto per il ritorno in campo di Mezzo Corona e Pontinia, che si stanno affrontando per la quarta giornata della Serie 1 femminile di pallamano stagione 2022-23. Tutte alla rincorsa del Brixen, che ha il tricolore sul petto. Stiamo finendo il riscaldamento, le ragazze del Pontinia sono già schierate sulla linea di centrocampo, invece sui 20 metri le ragazze della Mezzo Corona. Ancora qualche attimo di attesa, un po' di hype, il giusto per questo match che riparte dal 13-15 con quel Pontinia. È tornato in vantaggio negli spogliatoi. Si aspetta ancora. Rientra adesso Sonia Giovannini. Anzi, si sta aspettando proprio il coach del Mezzo Corona. Stanno risolvendo dei problemi. Parte invece adesso il secondo tempo. Nel frattempo, dagli altri campi, al 33esimo, Salerno straripante a Teramo, conduce 26-10, 5-4 tra Cassano e Casalgrande, mentre Erice Ferrara è terminata a 36-22. Vi ricordiamo che grazie all'esclusiva di Eleven Sports potete seguire tutta la Serie A Gold maschile, la Serie A1 femminile, come fanno Angelo e Dan anche dal sushi bar. Tempo Giada Veronese, Campestrini, Faig, fermata, c'è fallo su di lei. Mezzo Corona che rimane in attacco. Gislimberti per Faig, Campestrini. Campestrini, conclusione alta, questa volta però non c'è nulla, anche se Campestrini rimane a terra sul ribaltamento di fronte. Francesconi, praticamente la sky alta, nulla di fatto. Pontinia che accarezza solamente il triplice vantaggio, mentre Faig va a rispondere qui il sottomano che impensierisce all'ultimo Ramazzotti, vista la deviazione della Gomez. Mentre Pontinia, con tutta la calma, riorganizza la manovra. Difende il Mezzo Corona con Campestrini che addora, ancora dolorante la mano. Sale Podda, Podda la Panayotova, Panayotova, poi serve la Costanzo che era praticamente già convogliata verso la porta. Anticipo decisivo quello di Aurora Gislimberti. Coloredo, Costanzo cerca lo spazio, trova la Coloredo che va a siglare il 16-13. Poi qui ingenuità di Terrana che praticamente non la passa a Gislimberti, ma Francesconi che sfila alle spalle per Crosta. Crosta che poi è costretta a fermarsi. Rientra in campo la Costanzo, c'è sempre questo cambio attacco-difesa tra Costanzo e Gomez. Si riscalda sulla banchina rotaliana Marica Pilati. Loredo, si alza la Panayotova, scaglia un missile che Niki Razzica può solamente raccogliere dalla rete. 17-13, Pontinia che è praticamente tornato in campo più incisivo, parziale di 2-0. Entra proprio adesso Marica Pilati, posizione di pivot, si piazza tra Crosta e Gomez. Ancora Faig per Dalla Valle, Campestrini si alza, serve Veronese, poi qui Gislimberti
non riesce a stoppare bene il pallone che poi colpisce la caviglia e quindi inversione di possesso. Poi Dalla Valle cerca di anticipare la Panayotova, la palla è per Podda, occhio alla Panayotova che è come un treno, poi scarica su Coloredo, 18-13, 5 le reti di vantaggio adesso a Dalla Valle. Dalla Valle, fallo su di lei. Gislimberti, sfila il pallone per Veronese che colpisce però la conchiglia di Romina Ramazzotti. E Pontinia che scopa e spreca con Coloredo. La sua rete avrebbe sicuramente indirizzato la gara. Mentre mezz'ora è chiaro a rispondere perché sono trascorsi 4 minuti e mezzo dalla ripresa e non ha ancora realizzato nemmeno una rete. Sono 3 quelle invece siglate dalla pallamano Pontinia che ha aumentato il gap a 5 reti. Gislimberti il tiro, Ramazzotti però blocca la palla, fallo su Gislimberti. Feig per Campessini che è un po' più arretrata. Campessini poi si invola verso la porta, cerca di servire Gislimberti con una volante anticipata e poi Francesconi questa volta non sbaglia. 19-13 Pontinia che inizia a prendere il largo, rientra allora il capitano italiano per cercare di dare carica e grinta alle proprie compagne di squadra. Rientro traumatico per il mezzo corona con il 4-0 inflitto dal Pontinia. Occhio a Gislimberti, fermata ancora una volta dalla morsa di Crosta e Gomez. Pilati, Campestrini si affida Dalla Valle, poi cambio versante, qui Feig praticamente commette sfondamento, non passava nemmeno un ago lì. Feig è andata a impattare contro la difesa giallo-blu, poi si gira Crosta ma l'intervento difensivo di Luisa Dalla Valle è praticamente all'interno dell'area di 6 metri, quindi giusto il tiro dai 7 metri assegnato al Pontinia con Panayotova che afferra la sfera. Palleggio, poi un altro, sistema il polsino, Panayotova contro Razzica, Razzica che già prima ne ha realizzato il tiro dai 7 metri, questa volta però la palla le sfila sotto le gambe e allora 20-13 e Sonia Giovannini non ci sta perché con questo 5-0 il Pontinia è andato anche oltre. Adesso sono tante ma non impossibili le 7 reti da recuperare. È anche vero però che l'avversario è di un certo calibro e spessore, quindi Pontinia sicuramente saprà conservare quanto prodotto sinora. La Era che però non è soddisfatto delle sue ragazze, qualche errore infatti in fase offensiva c'è stato. La Era che pretende che il Pontinia continui a spingere, non è assolutamente rassicurato dalle 7 reti di vantaggio. Nel frattempo rientra anche la Bassanese che prende il posto della Francesconi. Invariati gli altri interpreti. Italiano, Feig, Campestrini, Gislimberti poi cerca lo spazio tra Bassanese e Coloredo che stringono le maglie della difesa pontina. Campestrini, Dalla
dalla Valle aumenta il ritmo e la mezzocorona con Gislimberti che poi va a piazzare il pallone alto sul banner pubblicitario. Qui Italiano in qualche modo riesce ad intercettare il pallone e a impedire a Bassanese di volarsi da sola davanti a Razzica. Qua Cincischia, Campestrini, mezzocorona che conserva il possesso e poi ricomincia da Gislimberti. Faig, Campestrini, Gislimberti, occhio Italiano, pallone che sfila sul fondo. E mezzocorona che dopo 8 minuti ancora non ha trovato la rete. 8 come le reti che potrebbero dividere le due squadre dopo questo attacco del Pontinia che si riporta avanti. Costanzo si accorda con Crosta, anche con Colloredo. Sicuramente sarà un'azione che vedrà protagonista il pivot friulano, classe 2001. Costanzo entra, poi Niki Razzica para, ma c'è un intervento irregolare da parte di Juliana Faig. Allora un altro tiro dai 7 metri. Panayotova, Razzica, si ripete quest'atto, si ripete anche la situazione precedente con la bulgara che realizza dai 7 metri. Allora 21-13 per un 6-0 che dopo 9 giri di lancette ha indirizzato pesantemente questo match che era stato equilibratissimo nei primi 30 minuti. Aveva visto le ragazze di Nasta andare in vantaggio solamente negli ultimi 5 minuti finali, mentre Italiano scambia con Faig. Campestrini si torna proprio dal capitano rotaliano, qui cerca l'anticipo Crosta, Campestrini la beffa, poi Gislimberti in qualche modo riesce a recuperare, non ottima la presa, ha cercato di smanacciarla. Poi qua Panayotova troppo alto, l'assist per Colloredo che non ci arriva. Ora si ribalta il fronte, Campestrini la chiama Pilati, pallone finisce nelle mani di Alessandra Bassanese che poi va da Martina Crosta che col numero 93 realizza il 22-13 più 9. Faig, irriconoscibile il mezzocorona nel caso vi siate sintonizzati solamente da 10 minuti. Mezzocorona praticamente non ha ancora realizzato una rete da quando è tornato in campo. Faig, qui Campestrini, ancora una volta Ramazzotti mantiene inviolata la porta, poi lancia Luisella Podda e l'ala destra prova il pallonetto col brivido, ma arriva la rete. 23-13, il vantaggio adesso è in doppia cifra. Si gira Gislimberti, trova la rete. ...8-0 il parziale del Pontinia. Una statistica praticamente impietosa che non rispecchia quanto visto nel primo tempo, ma il Pontinia è sceso in campo per conquistare e riportare a casa i due punti. Qui Italiano rompe il tabù, 14-23, risultato compromesso, ma il mezzocorona deve provarci almeno per assicurare lo spettacolo di questo match. Ancora poco più di 18 minuti da giocare, col mezzocorona che ha trovato la rete praticamente all'undicesimo del secondo tempo. Colloredo mantiene la posizione e poi fulmina con lo sguardo la Faig. Entrambe redarguite dal direttore di gara che ha praticamente fatto presente al collega che non tollererà più questi atteggiamenti da parte delle due atlete. Faig, la Valle adesso occupa la posizione di centrale, dalla Valle con la sua duttilità poi Gislimberti traversa e pallone che finisce fuori. Si sgola l'era, Costanzo e passi da parte dell'Argentina. Dalla Valle,
Umberti. Poi Italiano, ancora una volta, si riparte dal capitano. Seconda rete consecutiva per Eleonora Italiano. E break di 2-0 per il mezzo corona, che viene adesso incitato dal pubblico amico. Costanzo. Crosta. Rosta scarica su Podda. Podda poi viene chiusa da Dalla Valle. Ha cercato di insinuarsi nello spazio tra Dalla Valle e Campestrini, ma ha commesso fallo in attacco. Poi la stessa Crosta ad arginare la ripartenza del mezzo corona, che adesso è avanti. Bassanese, il ruolo di centravanti in questa 5-1 adottata dal Pontina per cercare di interferire la manovra della mezzo corona, mentre Gislimberti sfida con Loredo che la spinge al lato. Dalla Valle per Faig, sale Campestrini che è andata nel corner, poi Dalla Valle continua imperterrita. Apprezza Sonia Giovanni il tentativo di Luisa Dalla Valle, che poi manovra ancora, orchestra questa azione con Faig, recupera Pilati che va al tiro, rete! Marica Pilati, 16-23. Break di 3-0 per il mezzo corona. Adesso sono solo 7 le reti a segnare le due squadre, ma occhio a Panayotova che cerca Coloredo, trova invece Crosta che poi si ferma. Mentre rientra in campo Alessandra Bassanese, ma anche la Pontina che serra i ritmi. D'altronde 7 reti di vantaggio a un quarto dalla fine sono tante, quindi ha tutto il tempo per pensare e per cercare di far scorrere proprio il Kronos, mentre prende posto tra i pali Martina Sizia. Costanzo qui non riesce a raggiungere il pallone, la salva però Crosta e poi proprio la Costanzo realizza il 24-16. Qui riparte velocissimo il mezzogiorno, Gislimberti, rete, 17-24. E occhio alla Era che chiama timeout mentre scruta la situazione Giovanni Nasta. Che è l'head coach, mentre poi è la Era che si occupa dell'organizzazione tecnico-tattica, la pallamano Pontigna. Società fondata nel 1993, nella città dell'Agro, a pochi passi proprio dal capoluogo Latina, città di fondazione. Si carica il mezzo corona che nonostante lo svantaggio continua a crederci ed è il giusto spirito questo. Rimanete incollati sugli schermi di Eleven Sports per vedere l'esito finale di questa battaglia tra mezzo corona e Pontigna, con le ragazze di Laera che hanno saputo sfruttare l'indecisione di un mezzo corona naufragato nei primi 10 minuti del secondo tempo. In balia degli eventi le rotaliane. Adesso Sonia Giovannini ha cercato la quadra per quella che è un'impresa quasi impossibile. Costanzo, Panayotova, Gislimberti va a interferire, poi Panayotova cerca Crosta ma si affida a Costanzo, pallone per Podda, Podda risale per Panayotova, Panayotova, Costanzo, qui si lamenta il mezzo corona per uno sfondamento, in effetti Italiano era praticamente con i piedi piantati per terra e Costanzo è naufragata addosso,
e Fai che risponde prontamente. Si infiamma il mezzo corona, il clima è abbastanza caldo, c'è un bel tifo sugli spalti dell'impianto della piccola città della provincia di Trento. Crosta. Panayotova. Colloredo. Panayotova. Vada Podda. Più a Panayotova che praticamente vede Costanzo. Costanzo ha trovato lo spazio, ha cercato la mina. Ci arriva Razzica, poi qua non si intendono. Razzica il direttore di gara. Razzica sosteneva che il pallone fosse uscito sull'angolo praticamente, ma sul fondo. Corner per quanto riguarda invece il Puntigna. Poi Panayotova che va da Bassanese, ci arriva col piede Nichi Razzica, ma praticamente spinge il pallone in porta. 26-18. Filati. Giro palla che diventa più consistente, quello del mezzo corona che deve recuperare 8 reti di svantaggio dalla valle. Vada Faig. Su di lei Panayotova. Occhio a Campestrini. Strattonata da Costanzo. Faig sotto mano. Parata di Sizia. E Costanzo cerca la finta, crosta ancora per Bassanese. Pallonetto morbido di Bassanese che questa volta colpisce il palo. Colloredo. C'è lo spazio per Campestrini. Parata di Sizia. Ma tiro dai 7 metri. Campestrini si è guadagnata questo tiro di 7 metri e si incarica della battuta, affronterà Martina Sizia, che rimane ovviamente a un metro dalla linea di porta, cerca caduta alla parata e però raccogliere il pallone al fondo della rete. 19-26. Continua che adesso deve amministrare, mancano 10 minuti e 45 secondi al termine della gara, con 7 reti di vantaggio. Ha della sua anche l'esperienza. Continua che adesso attacca con crosta rete. 27-19. Continua che con un successo salirebbe a quota 6 punti, raggiungerebbe il Brixen, che ricordiamo oggi non gioca, ma ha una partita in più in vista dell'anticipo della quinta giornata, disputato mercoledì anch'esso. Una vittoria 28-27 all'ultimo secondo proprio a Cassano Magnago, in un match che praticamente è stato ribaltato quando mancavano solamente 3 secondi dall'attrice fischio. E a un minuto dalla fine il Cassano conduceva 27-26, break di 2-0. Addirittura il Cassano ha avuto la palla per chiudere il match, sprecata. Brixen non ha perdonato. Ma ritorniamo al match che si sta disputando qui al Palafornai, con Dalla Valle. Sempre Dalla Valle. Gira ancora la palla in mezzo corona, Campestrini si accentra, cerca Gislimberti, Gislimberti si alza, va al tiro e trova il palo. Frattempo serie di cambi, rientra in campo anche Michela Notarianni, approdata quest'estate dall'Eno,
terzino classe 2002, originaria anche lei di Fondi, praticamente fa parte di una famiglia di pallamanisti. La cugina Ramona Manojlovic milita nella Serie A femminile, il cugino Cristian invece nel Campus Italia, che sta affrontando quest'anno la Serie A Gold. Nipote poi Nicola Manojlovic e la Capotosto, altre due conoscenze della pallamano italiana. E qua ancora una rete, 28-19. Adesso il parziale indicato dal tabellone. Poi Notarianni invita Gislin Berti, sua compagna in nazionale, a rialzarsi. Campestini scarica per Dalla Valle, ma commette fallo. Poi Bassanese tutta sola cerca di disturbarla Italiano, non serve a nulla però l'intervento del capitano del Mezzocorona e Pontinia che ristabilisce le 10 reti di distacco. Qui attacca Pilati, viene spinta, tiro dai 7 metri, 2 minuti di sospensione per Eleonora Colloredo. Sempre Campestrini, che prima aveva realizzato contro Sizia. Vedremo se l'estremo difensore sardo questa volta riesce a riscattarsi, infatti Martina Sizia, che poi predica calma, lo fa proprio sgolandosi con le compagne e va proprio a ricevere un applauso di congratulazioni, mentre ritorna in campo Giulia Conte, che si scambia al 5 con la compaesana Notarianni. Versante sinistro che parla Fondano per il Pontinia, Iacompa, Costanzo per Notarianni, che vede Panayotova, un missile che questa volta però finisce al lato. Gislin Berti per Faig. Fai che poi indica la posizione a Pilati, che si va a piazzare tra Panayotova e Conte. Ricordiamo Pontinia una donna in meno, rete di Gislin Berti, 20-29. C'è poco però da fare, mancano 6 minuti e mezzo, sono tante, 9 reti di distacco, ma deve almeno limare il gap il Mezzocorona, che ricordiamo anche la differenza reti è importante ai fini della classifica. Avversario comunque che si sapeva, mentre qui Notarianni cerca di insinuarsi tra le maglie bianco-blu, Costanzo la botta e finisce le mani di Razzica. Poi il pallone è troppo lungo per Italiano. Uno sguardo alla prossima giornata col Pontinia, che scenderà in campo invece mercoledì per affrontare il Padova al Palabianchi. Mezzocorona che tornerà invece in campo poi 22 per un altro match probante contro Salerno. Si gira benissimo Podda, 30-20. Attacca Campestini, trova Dalla Valle, parata di Sizia aiutata anche dalla traversa, e riparte allora da Costanzo il Pontinia. Notarianni si sposta in una posizione di centrale, ancora palla tra le mani del tenente Azzurro, che poi cerca con uno contro uno di superare la difesa del Mezzocorona, lo aveva fatto, la conclusione però è stata facile preda di Grazzica nel tapin. Giulia Conte praticamente spedisce il pallone sul fondo, qui Gislin Berti, rete fantastica questa di Aurora Gislin Berti, che serve a poco se non a regalare un'emozione in più negli highlights di questo match, che vede il Pontinia condurre per 30-21 quando mancano poco più di 4 minuti e mezzo. Podda per Panayotova, ancora Notarianni che gira verso Costanzo, ritorna la palla nelle mani del centrale Fondano. Notarianni
Costanzo Chioppa-Naiotova, che serve una fantastica Coloredo che colpisce la traversa, recupera però Notarianni. Costanzo chiama lo schema, Costanzo, parte Notarianni che tenta la conclusione alta. Qui poi occhio a Conte che cerca di recuperare il pallone, salto tra le mani di Pilati, poi l'Aera va a tranquillizzare proprio Notarianni. Tra i talenti più cristallini della nazionale under 20, che ha affrontato anche i mondiali in estate. Poi invasione di Marica Pilati, pallone che torna nelle mani del Pontinia che riparte subito veloce in attacco. Costanzo fa tutto da sola, trova anche la rete, 31-21 più 10, ristabilito dal Pontinia. Poi Gislimberti, pallonetto Marbior a Gislimberti che l'appoggia in porta per il 22-31. Un'altra rete deliziosa di Aurora Gislimberti. Abbiamo esaltato il talento di Michele Notarianni, dobbiamo farlo anche però con Aurora Gislimberti, che ricordiamo prima dell'inizio di questo match occupava la posizione numero 1 nella top 20 marcatori della Serie A femminile, che potete seguire in esclusiva su Eleven Sports. Qui splendido assist al bacio di Panayotova per Coloredo che colpisce il palo, ma arriva quatta Costanzo che infila il 32-22. Sorprende la difesa della Mezzocorona, che nel frattempo schiera in campo anche Magdalena Plattner col numero 15 nella posizione terzino sinistro. Ritorna poi in campo anche Natalie Falser. Sono arrivate quest'estate dall'Alto Adige, danno a rimpinguare la rosa con cui Mezzocorona affronterà la Yacht League, che l'ha vista l'anno scorso terminare al terzo posto. Conte poi trova la rete, mancano 2 minuti. Italiano Pilati, Feig, occhio a Plattner, coraggiosa la giovane rotaliana. Pilati, Gislimberti a interferire Giulia Conte, qua Gislimberti prova a bersi la difesa, ottiene un tiro da 7 metri, rimane a terra, nulla di che, si rialza ora Gislimberti, tiro dai 7 metri, il tempo scorre, risultato che ormai non può cambiare. Rete di Gislimberti che rende più dolce il divario, che rimane comunque abbastanza ampio, sono 10 le reti a dividere le due squadre, col Pontinia che incamera 2 punti preziosissimi, il Mezzocorona che invece deve arrendersi all'avversario ma deve ripartire dalle certezze del primo tempo che l'hanno tenuta non solo in partita ma anche in vantaggio praticamente per 25 minuti. Un blackout poi nei primi 10 del secondo e Pontinia che ha indirizzato il match verso il Lazio. Occhio a Panayotova, ultimo pallone probabilmente per il Mezzocorona, invece no, che Podda recupera Panayotova, vede Coloredo, la chiama Notarianni che è tutta sola, però fallo, occhio a Podda che riparte e invece no perché c'era Conte all'interno delle 9 metri. Costanzo serve Coloredo, ancora fermo il gioco, mancano 8 secondi. E finisce qui, praticamente ci sarà un tiro franco, vedremo se il Pontinia, no, il Pontinia lascia il pallone in terra per rispetto alle avversarie. Il risultato finale di 33-23, con cui le ragazze del coach Anthony Laera espugnano il Palafornai, salgono a quota 6 punti, rimangono invece a 3 le ragazze del Mezzocorona che interrompono la serie positiva a 2. Continua a volare il Pontinia. Nel frattempo terzo tempo con la Saranovic protagonista assoluta.
va ad abbracciare le sue ex compagne di squadra. E nel frattempo, con questa immagine al Palafornai, noi vi auguriamo un buon sabato sera e soprattutto una buona pallamano a tutti. Vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Eleven Sports. Arrivederci.